Benvenuti allo show del web più pazzo e schifoso che c'è. Chi vuole essere? Pizzariano. 10 domande e per ogni errore un ingrediente schifoso sulla pizza. Guardate cosa abbiamo: banana, Smarties, senape, Nutella, burro d'arachidi, salame, uovo, pesto, caramelle e olive. Insomma, qualche oggetto che ci sta bene e tanti che ci stanno malissimo. Per la prima puntata abbiamo un ospite d'eccezione direttamente da Forte dei Marmi, Alessia. Prima manche, domanda e risposta multipla. Ah, così facile? Devo solo scegliere tra tre? Si va, no, vai. Le tre le devi dire te. Ma si parte con le domande facili. La prima: nome di almeno tre skin dell'ultimo pass battaglia. Vuoto di memoria. Mandalorian, il fantastico Baby Yoda, ha detto il bambino, ma non è una skin, fermo. La tizia dell'inizio, Riz. E Mancake. Attenzione, anche 8 secondi di tempo avanzati. Molto bene. Incredibile. Primo ingrediente scongiurato. No, peccato, la regola era se indovinavi mettevi un ingrediente. Sto scherzando. Seconda domanda: nome okay. di tre città scomparse presenti nella season 1. Ma del capitolo questo? Del capitolo 1. Ah, Lande Letali, Boschetto Bisunto, che non è ritornato, e Boschetto Bisunto non è ritornato, ok. E l'ultimo rifugio ritirato, perché se n'è andato. E anche alla seconda domanda sei passata indenne. E adesso il gioco si complica, perché tu devi scegliere una lettera e da questo dipenderà il tuo destino. Una lettera? Una lettera. C. Nome di tre skin che iniziano con la lettera C. Ah, allora, Carburo, Calamity. Ne manca una. 10 secondi. Mette avanti sta cosa. Cerbero, no. La risposta è? Chic. Non so se dargliela buona visto il colpevole ritardo, ma siccome sono buono e magnanimo, scegli tu il primo ingrediente. Ok, a me sulla pizza piacciono le olive. Facciamo una degustazione di qualità. No, grazie, sulla pizza. Facile rimuovere gli ingredienti. Seconda manche. Domande e risposte aperte. Tu mi ho fatto finora, scusami. Ma scusatemi, ma è un imbroglio. Qual è stato il primo ballo di Fortnite introdotto con altri amici? Non era quello. Risposta sbagliata, pesca un bigliettino. No. Va bene, dimmi. Mi dispiace. Vabbè, dai, qual è stato il primo ballo di Fortnite con attraversamento, in cui il personaggio si muove? Il trenino? Quello no? Quello che tutti facevamo con la bananita, tipo E come si chiama quel ballo? Latino. Dai, era quello però. Il ballo è quello, ma se non c'è il nome. È uguale, dai, ho azzeccato il trenino. Tutti facevano sempre il trenino. Conga, era Conga. All'ultimo. All'ultimo. Ok, posso. Durante l'evento di John Wick, in quale città non si poteva sparare? Al quartiere, nel centro della mappa, dove dopo successivamente hanno fatto l'agenzia, lì. Beh, dove c'era... Errore. In una città simile a Pinnacoli Pendenti. Sì, lo so. Che aveva un altro nome però. Neo Pinnacoli. Neo Tilted. Errore, pesca il bigliettino. Dio, ti prego. Smarties. Andiamo. Senape! La devo mettere però sull'altra parte della pizza. Quindi sono... entrambe sono venute salate. Primo ingrediente dolce, rovinerà tutto. Let's go. Come rovinare una pizza? The Lioner lo sa fare bene. Ok. Adesso c'è una domanda che è talmente facile. Sì. Che se la sbagli sono due gli ingredienti
da posizionare sulla pista. Ma io non sapevo che queste erano le regole. In questo quiz io sono Dio e quindi comando io. In quale anno è uscito Fortnite? Non so se mi hanno trabocchetto, perché a me mi verrebbe a dire 2017. Perché quando noi pubblichiamo i video, io devo mettere categoria videogiochi e Fortnite, c'è scritto tra parentesi 2017. Ma io non so se in realtà è l'online che è uscito nel 2017 e in realtà prima già Salvamondo già c'era. E qui magari tipo 2015. Fortnite doveva uscire con la modalità Salva il Mondo nel 2011. Ma non è uscito ed è uscito nel 2000. E se 17! E se lì sono tipo no! Oh no! Questa ti metterà in crisi. Qual è stato il primo evento di Fortnite? A. Il meteorite. B. Il lancio del razzo. C. Il vulcano. Allora, io c'ero a tutti gli eventi. Il problema è che la mia memoria in questo momento sta facendo cilecca. Il vulcano non mi, cioè, mi sembra più recente. Io mi ricordo che c'era una zona dietro parco dove c'era la base segreta del missile anche lì. Carburo? Di quella stagione lì, forse? Io la sparo. La mia risposta è, me lo dice il mio istinto, meteorite! La risposta esatta è dopo la pubblicità. L'evento del razzo era effettivamente nella stagione 4. L'evento del vulcano era effettivamente più recente. Dopo. L'evento del meteorite è stato nella stagione 3. Oddio, ci ho azzeccato! Qual è stato il livello 100 del pass battaglia stagione 2? Cavaliere non è medievale, è cavaliere oscuro. Poteva essere cavaliere nero? Poteva essere, ma mi è da dire cavaliere oscuro, però poteva essere cavaliere nero. La risposta è sbagliata! No, devi pescare un nuovo ingrediente. Come si chiamava? Non c'era il livello 100, si fermava al livello 70! Ma è un troll, era la mia comunque, era cavaliere oscuro! Sì. Ma no! Questa è una truffa! Lei è un papparuffo! E me ne vanto! No! Caramelle! Olio olive, no! Ah, che bontà! Per la prossima domanda devi indovinare l'arma dal suono. Via! Non è un cecchino silenziato, assolutamente no. Mi potrebbe ricordare un Barrett, però da questo tch veloce che sento mi fa dire la terza opzione, infanteria. Ragazzi, incredibile! Nuovo ingrediente! Come? Guardate! Ma non può cecchino silenziato, comunque un cecchino di quelli classici che fare quel casino lì! Non esiste! Non esiste! È un troll! Bocciata! Un cannone! Un cannone! Questo. No! Banana! Con la senape, la banana proprio. Ah, magari un connubio che... Dolce agro, Quanto bella! Ultima domanda e poi inforneremo quel capolavoro. Non sono più tanto convinta, io voglio partecipare. Sì! Sbagliata, vale 3 ingredienti. Ma come? Conferma tutti che non sei una sciopona. Esattamente, non sono una sciopona. Quindi sai benissimo i prezzi che ci sono nel negozio di Fortnite. No, assolutamente. Qual è il prezzo più basso in V-Buck per acquistare una skin? 1200 sono i V-Buck per una skin, credo, di rarità verde. Perché c'è 1200, mi sembra, 1800 e 2000. Ho sbagliato, pace amore. No, ho toppato, c'è 1500 da qualche parte, 1500 c'è sempre. Oddio! Però so per certo che delle skin si comprano anche a 800 V-Buck. La verde sta a 1200, scusa. Hai mai visto in uno shop una skin grigia? Quindi è 1200!
La risposta definitiva? Stai zitto, no. Tra l'altro io sbaglio tutte le cifre, quindi in realtà c'è 800. Però tipo io luna di lepre quando l'ho comprata, perché luna di lepre, non lo so perché sto pensando alla mia luna di lepre, quando l'ho comprata, mi verrebbe da dire 1200, ma è tanto, cioè, fateci risparmiare noi giocatori, mi raccomando, poi col codice creatore dovete shoppare, codice creatore della NYT, e così fate felice la sottoscritta. Cosa dici? Dillo dopo la pubblicità, quindi cosa dici? 1200. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Non vuoi cambiarla? No, Dio! La risposta è... sbagliata! No, è l'800! È l'800! No, no! Non comuni, verdi, 800, rare, 1200, epiche, 1500 e leggendarie, 2000. Sto 1800, dove te lo sei levato, lo sei solo te! Ma non è sbaglio! Due? Facciamo due perché ci eri andata... vicina, anche se era facile, ragazzi, era facile, era facile. Ah, burro d'arachidi con le caramelle e le olive. Questo, questo, questo. Pesto! Allora, burro d'arachidi e pesto. Ma il salame, no? O l'uovo? Dove sono? Scusatemi, dove sono? Diciamo che le caramelle hanno un po' rovinato tutto. Altrimenti non sarebbe stato terribile. Ah, no. Con che concentrazione, ragazzi? No, la sto mettendo solo sulla banana, perché la banana proprio da che ci sta. Speravo che, capito, non gli voglio far toccare la senape. È proprio buono così. Io non ci pensare, fallo senza pensarci. Di colorazione non è male. Mm-hmm. Andiamo ad infornare. Mm-hmm. Perfect. Oddio, ancora brucia? L'odore sa di carne sotto aceto, non so se esiste. Comunque partirò dalla parte di qua con la banana, fa meno paura. Insomma, la pizza American style. Sì. Diamo il primo morso. Burro d'arachidi, banana e senape. Il pelino non è stato terribile. Poi è arrivata la senape, scommetto. La banana e la senape insieme, no? Mangia, 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 mangia. Oddio, un pezzo di senape intero. Oh, la banana non è poi così male rispetto al resto, vero? Cioè, vedete che ho banana sulla pizza. Esci da questo corpo! Questa mi spaventa. C'è sta caramella enorme qui che dice proprio mangiami! Col pesto sopra. A tutti gli intenditori di Fortnite. La caramella è andata. No. No, vomito no. Poteva essere tutta così. Quindi olive e pesto promossi sulla pizza. Mm-hmm. Guarda con che gusto se la mangia, si lava la bocca proprio. Le caramelle sono orribili. Per caso vuoi assaggiare? Grazie, ma io le so tutte. Certo. Quindi vi ricordo di inserire il codice creatore dell'Ironity nello shop di Fortnite. Cioè un bel pollicione al video se vi è piaciuto. E soprattutto sono cose nuove, divertenti, che non si sono mai viste. Insomma, spaccate il tasto dei like. Ma state sentendo? Che male. Hai capito sti americani in mezzo alla banana? Che problemi. Proviamo con un po' di pesto. Prima probabilmente è scivolata, ha picchiato la testa forte. Non capisco. No, il pesto con la banana no. No, no, no.